Buongiorno a tutti, io sono Paolo di Ma Technology. Diverso tempo fa avevo pubblicato un video in cui elencavo tutti i progetti a cui avevo partecipato tramite Kickstarter e Indiegogo. A novembre ve ne avevo fatto vedere uno, dato che sono mesi e mesi che aspetto di ricevere questi prodotti. Si trattava di una lampada con annesse funzioni di ricarica per i nostri dispositivi, che tra l'altro vi farò rivedere tra non molto, perché è da settimane che la testo e quindi vi racconterò un po' la mia esperienza. E oggi ve ne faccio vedere un altro che ho ricevuto a fine novembre, inizio dicembre, che però mi sono incazzato come una biscia nel momento dell'unboxing perché mancava un pezzo fondamentale di quel prodotto. Errore un po' mio, un po' anche dei realizzatori, perché secondo me non hanno messo ben chiaro un particolare. Però bando alle ciance, sto parlando del Phantom Wallet. Se vi ricordate, questo era uno dei progetti a cui avevo partecipato. Si tratta di quei portafogli un po' smart che sono andati molto di moda durante il 2017, portafogli che vogliono darci maggiore compattezza, se vogliamo, e una capacità di organizzazione delle nostre carte o contanti un pochino diversa. Perché ho scelto questo progetto? Perché mi piaceva il design, mi piaceva il fatto che comunque sembrava aveva quell'aspetto un po' tech, e poi non costava eccessivamente, si parlava di 50 euro quello che avevo investito io per il Phantom 13. Ci sono diverse varianti che si può ottenere. Questo è il Phantom 13, che dà l'accesso, la possibilità di memorizzare, di inserire dalle 7 alle 13 carte di credito e poi i contanti, diciamo, nella clip da cintura. E poi ci sono altre possibilità, c'è la possibilità anche di avere una versione, diciamo, leggermente più compatta, oppure uno storage per monete o chiavette USB, che in pratica si andava a inserire, diciamo, nella parte sul retro, che però andava a renderlo, secondo me, troppo massiccio rispetto a quello che è un portafoglio tradizionale, rispetto a quello che utilizzavo io utilizzo un portacarte di credito che già di suo era abbastanza compatto. Questo mi sembrava, oltre che compatto, un pochino più smart, diciamo. Andiamo a vedere perché. Innanzitutto vediamo un attimo facciamo vedere anche la confezione. È semplicemente questa, ok? E qua all'interno ovviamente c'era appoggiato il Phantom Wallet, e questo è sostanzialmente il Phantom Wallet. Vedete, a livello di costruttivo è sicuramente abbastanza cheap. Si tratta di due lastre con questa finitura in carbonio, tenute insieme da un inserto di plastica con delle vite. Niente di estremamente particolare. E poi c'è questo meccanismo, che vedremo tra poco a cosa serve, che anche questa qua è semplicemente una levetta di plastica che muove all'interno un pezzetto di plastica. Quindi a livello di costruzione speravo un pochino meglio, nel senso materiale magari un pochino più pregiati. Oltretutto è ormai da un mese e mezzo che lo utilizzo, un mese e mezzo abbondante, e nella parte, diciamo, frontale un pochino si è segnato, diciamo che se lo si guarda frontalmente non ci si accorge di nulla. Se lo si guarda invece in controluce si vede che magari le chiavi o altre cose che vanno a contatto quando lo si mette in tasca hanno leggermente segnato un po' il prodotto. Però ripeto, se lo si guarda frontalmente comunque sembra come nuovo praticamente. Andiamo a vedere ora come funziona. Anzi, vi dico perché mi ero incavolato perché mancava sostanzialmente la clip da cintura, che non è soltanto una clip da cintura, ma secondo la filosofia Phantom Wallet serve anche per tenere i soldi, come in maniera molto sgrezza, se vogliamo, semplicemente infilandoli in questo modo, e questo è quanto. Cioè, non c'è un altro modo per tenerli, ovvero io ho trovato un altro modo, dato che ho dovuto fare buon viso cattivo gioco, però secondo me non era il modo ottimale, era infilarli dietro le carte di credito, però dopo l'accesso era un pochino più difficoltoso. Andiamo ad inserire le carte, vediamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carte in questo caso, però non è un problema. Ok, allora inserisco le carte e le spingo verso il basso, e in questo modo sono inserite. A questo punto cosa succede? Che
che siano 7, siano 13 non cambia assolutamente nulla, credetemi, il sistema di funzionamento è il medesimo. Cosa succede? Con questa levetta vedete l'effetto, ve lo faccio rivedere magari meglio, se mi metto a fuoco. Vedete che praticamente la levetta va a sfogliare quelle che sono le carte, quindi ci dà un accesso immediato a tutte le carte presenti all'interno. Io posso prendere l'ultima, usarla e poi riporla, oppure posso prenderne un'altra, adesso sono diciamo da dietro un pochino più difficile, e prenderla e poi riporla, e vedete che avviene sempre tutto in maniera abbastanza veloce. Inoltre cosa succede? Qua vedete che c'è diciamo un incavo all'interno del Phantom Wallet, che è pensato semplicemente per creare un accesso facilitato alla prima carta, quindi teoricamente la carta che utilizziamo più di frequente la dobbiamo tenere davanti perché è quella che è più facile di tutti da estrarre. Più facile però non vuol dire meno sicura, nel senso che alla fine all'interno sono tutte abbastanza pressate, e se faccio così vedete che non si muovono, vedete, che praticamente rimangono proprio in posizione, e quindi da questo punto di vista mi è piaciuto. Per quanto riguarda la clip invece sul retro, anche qua il fatto di mettere i soldi, se vogliamo, può sembrare una soluzione un po' spartana, però la clip è molto tirata, cioè i soldi vanno abbastanza in pressione, e quindi anche qua non c'è un problema particolare per cui possano tendere a muoversi. L'unico difetto, se vogliamo, che ho trovato di questo Phantom Wallet è che quando vado a riporre la tessera, cerco di farvelo vedere in maniera più precisa, quando vado a riporla all'interno dell'alloggiamento, e questo vale per tutte le tessere contenute, vedete l'angolino in basso va a contatto con la parete. Questo contatto crea uno strofinamento che tende leggermente a deteriorare la tessera proprio in questo angolino, che tende ad aprirsi un po' rispetto a quello che è il profilo sottile della tessera. Ecco, questa cosa sicuramente un pochino mi ha dato fastidio, però per il momento comunque continuo ad utilizzarlo. E quindi Phantom Wallet è arrivato anche lui, l'unico progetto tra Kickstarter e Indiegogo che mi è arrivato più o meno nei tempi previsti. Sicuramente molto più semplice da realizzare, molto più economico rispetto ad altri, rispetto a quello che aspetto con maggior ansia, ovvero il Superbook, un portatile da unire al proprio smartphone. Però diciamo, questo è appunto il Phantom Wallet. Ditemi se vi è piaciuto, se avete trovato magari dei portafogli magari più smart, o più che ritenete più intelligenti nell'ottimizzare appunto la gestione di carte di credito e contanti. Sicuramente qua il contante è un pochino il lato debole, però comunque vi giuro che non si muove di qua. E per il resto direi che è tutto. Come al solito, mi raccomando, se vi è piaciuto il video mettete like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Ciao!